In questo video vediamo nello specifico quando mangiare e come mangiare. Siamo arrivati all'episodio numero 10 e mi è sembrato doveroso trattare un tema sul quale ho ricevuto tantissime domande. Ad esempio, quanti pasti fare nel corso della giornata, come suddividerli, quando mangiare carboidrati piuttosto che dare priorità a grassi o proteine. È la stessa cosa mangiare 4, 5, 6 pasti durante il corso della giornata oppure semplicemente fare un grande pasto o due grandi pasti? Anyway, prima di andare diretti al punto, sottolineo che a questo punto del percorso dovremmo aver compreso l'importanza di stabilire il proprio obiettivo, tracciare ciò che si introduce a livello di cibo quotidianamente, come le calorie siano il punto cruciale del nostro piano e come suddividere i valori dei macronutrienti. Ora cerchiamo di capire qual è il valore di avere una struttura ben precisa di pasti a livello di tempo e di quantità all'interno della propria routine. In relazione a questo ci sono tre fattori importanti da sottolineare. Primo fattore, avere una struttura di pasti precisa e ben definita durante l'arco della giornata garantisce in generale una migliore aderenza al proprio piano alimentare e il raggiungimento di migliori risultati. Facendo questo escludiamo dalla giornata ad esempio lo stress del decidere che cosa mangiare durante la giornata e del calcolare nel minimo dettaglio tutto quello che sono grammature o macronutrienti per raggiungere gli obiettivi che abbiamo. Questo può sembrare un elemento banale ma è veramente fondamentale. Se riesco a escludere questo elemento stress del dover decidere dalla mia routine quotidiana, a lungo termine avrò molti più benefici, riuscirò a stare sul pezzo e a mantenere costante il mio piano, o se mi faccio surclassare da questa forma di stress decisionale e del dover stare sempre ogni giorno a decidere quello che devo fare, il rischio è quello di mollare, di stufarsi, di perdere la motivazione e quindi poi di non raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Secondo punto molto importante, avere una struttura precisa di pasti permette di rendere la preparazione degli stessi molto semplice da gestire in relazione a quello che è la propria routine quotidiana. Se mi dedico ad esempio a preparare tutti i miei pasti una o due volte a settimana anche per i giorni a venire, sarò più diligente nel consumare quello che fa parte effettivamente del piano e nel mentre risparmierei tantissimo tempo durante la giornata, appunto perché eviterei di dover ogni volta stare a cucinare i miei pasti. Inoltre, qualsiasi inconveniente durante la giornata non diventa più un ostacolo nel mantenersi coerente al piano che è stato stabilito, al piano alimentare che è stato stabilito. Avere una routine precisa di pasti permette quindi di essere consistente di giorno in giorno. Punto numero 3. Un'adeguata tempistica di come consumare i pasti durante la giornata, così come la qualità degli alimenti, delle fonti, contribuisce ad avere un workout migliore e allo stesso tempo avere un migliore recupero post allenamento. E inoltre avere livelli di energia più stabili durante la giornata, riposare meglio e quindi, torniamo al punto, recuperare meglio, costruire meglio massa magra ed eventualmente migliorare composizione corporea. Quindi diciamo che la suddivisione dei pasti, le tempistiche di suddivisione dei pasti durante la giornata, anche se non hanno un impatto diretto sul miglioramento della composizione corporea, direi che hanno un impatto indiretto, andando quindi ad influenzare quei fattori che ho nominato poco fa. Fatta questa introduzione, rispondiamo alla domanda principale di questo video. Quanti pasti dobbiamo fare durante la giornata? La realtà è che potremmo consumare anche un solo pasto fin tanto che alla fine della giornata abbiamo raggiunto la nostra quota calorica e di macronutrienti che ci siamo prefissati. Facendo questo ci assicureremmo gli stessi risultati molto probabilmente in termini di composizione corporea, in termini di perdita di grasso o di costruzione di massa magra. Ma se mangiassimo almeno 3-5 pasti, quindi dai 3 ai 5 pasti nell'arco della giornata, e volendo chiaramente anche di più, ci assicureremmo una serie di punti che potrebbero contribuire al nostro percorso. Prima cosa, non percepire la fame costantemente, e questo soprattutto se siamo in una fase di cut. Come seconda cosa, avere dei livelli di energia più costante durante l'arco della giornata, che ci sostengano appunto durante tutte le attività quotidiane e chiaramente anche durante l'allenamento e nelle fasi più intense dell'allenamento.
Come terza cosa, garantire una più equilibrata introduzione di nutrienti durante il corso della giornata, che soprattutto in una fase di taglio calorico si traduce in una più alta percentuale di ritenzione di massa magra. Come quarto punto abbiamo il fatto di favorire una digestione più efficace e veloce. E come ultimo punto, quinto punto, riprendo il punto precedente, avere un'energia adeguata per quello che è il nostro allenamento quotidiano. Parliamo adesso di tempistiche, ossia quando mangiare. Per quanto riguarda questo tema, potremmo rispettare anche qui alcuni punti che ci aiuterebbero ad avere migliori risultati, a mio avviso. Primo punto, introdurre un primo pasto nella cornice di poche ore da quando ci svegliamo a quando iniziamo a fare, diciamo, le nostre attività, per garantirci un giusto apporto energetico necessario per la giornata e prevenire il catabolismo muscolare derivante dalle tante ore che abbiamo passato senza introdurre cibo durante la notte, ad esempio. E questo in particolare se siamo in una fase ipocalorica. Come secondo punto abbiamo l'introduzione di un pasto post-workout per aiutare il recupero e la crescita muscolare, diciamo compreso nella finestra tra un'ora e due ore dalla fine del nostro workout. Come terzo punto da considerare è introdurre un pasto almeno ogni 6 ore per sostenere la crescita muscolare ed evitare allo stesso tempo il catabolismo muscolare. E come ho già detto prima, per mantenere i livelli di energia stabile durante l'arco della giornata. Come ultimo punto, consumare un pasto dalle 2 alle 3 ore prima di andare a letto, in modo da non avere fame quando andiamo a dormire e quindi favorire il riposo. Chiaramente non è consigliabile mangiare nella mezz'ora prima di andare a letto, chiaramente lo si può fare se un individuo in particolare non ha nessun tipo di problema di introdurre del cibo esattamente prima di andare a letto, chiaramente lo può fare, ma per molte persone è sconsigliabile in quanto potrebbero avere dei problemi per quanto riguarda l'addormentarsi, in quanto appunto sarebbe in atto la fase di digestione. Inoltre, l'altra cosa positiva per quanto riguarda questo pasto in particolare è che può provvedere a una certa quantità di proteine e amminoacidi utili a garantire una miglior qualità di recupero durante la notte e durante il sonno. Cambiamo tema adesso e parliamo dei macronutrienti per quanto riguarda ogni pasto. Prima di tutto parliamo di proteine. Le proteine possono essere molto semplicemente distribuite in maniera equilibrata in tutti i pasti che andiamo a consumare durante la giornata. Come seconda cosa abbiamo i carboidrati. Possono essere distribuiti in egual modo su tutti i pasti durante la giornata, ma in particolare è consigliabile consumare più carboidrati nella finestra compresa tra il pre-workout, quindi il pasto che facciamo prima di andare ad allenarci, e il post-workout, o comunque nella finestra attorno al momento dell'allenamento. Quindi una maggior quantità in questi pasti e minor quantità negli altri pasti. Per quanto riguarda, terzo punto, i grassi, essenzialmente al contrario rispetto ai carboidrati. Quindi andremo a minimizzare la quantità di grassi nel pre-workout e nel post-workout, in quanto i grassi rallentano la digestione e in quelle due fasi vogliamo normalmente facilitare e velocizzare la digestione. Nel pre-workout chiaramente perché vogliamo essere più efficienti e non vogliamo essere lì a digerire il cibo mentre ci stiamo allenando, sostanzialmente per performare anche meglio, e quindi allo stesso modo nel post-workout vogliamo velocizzare la digestione e quindi favorire l'assorbimento dei nutrienti il più velocemente possibile. Legato a questo motivo andiamo ad incrementare quindi i grassi negli altri pasti. E soprattutto se in particolare abbiamo un pasto dal quale poi passano diverse ore prima di andare a fare un altro pasto, quando vado ad introdurre in questo caso specifico tanti grassi e più proteine, questa combinazione mi aiuta a sentire meno lo stimolo della fame nelle ore successive, quindi chiaramente, soprattutto se sto facendo un piano di cut, sono in ipocalorica, questa cosa mi aiuta drasticamente a essere consistente sul mio piano, perché mi trovo in giro e non vado a prendermi uno snack a caso da consumare e quindi uscire poi da quello che è il mio piano. Tutto quello che ho descritto adesso sono delle linee guida, ovviamente. Devo anche sottolineare che non è strettamente necessario che ogni giornata, che ogni singolo giorno sia drasticamente
identico, ma il proprio piano alimentare dovrebbe sì seguire queste linee guida e permettervi di pianificare i propri pasti in anticipo e poterli preparare anche in anticipo. Questo veramente andrebbe ad escludere tutto quello stress di cui ho spiegato prima e vi garantirebbe uno stare più precisamente sul pezzo durante tutto il periodo del vostro piano alimentare. Ma allo stesso tempo ricordo sempre che la flessibilità è un elemento importantissimo e quindi ogni giorno può essere leggermente diverso per far sì che possa essere coerente, gestibile con la nostra routine e con ciò che dobbiamo svolgere durante la giornata. Quindi variare leggermente l'orario in cui mangio non è un grosso problema e allo stesso tempo aggiungere un pasto in più in una giornata e toglierlo da un'altra giornata non è un grosso problema. Quello che è molto importante è comunque avere questa linea guida che viene mantenuta costante e ci riduce tantissimo i livelli di stress per quanto riguarda la decisione di cosa mangiare, quando mangiarlo e quindi ci aiuta a stare sul pezzo e a seguire questo piano in maniera molto più consistente e molto 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 più semplice. Prima di concludere torno sempre a sottolineare che le calorie sono il king, quindi alla fine della settimana la cosa importante è che abbiamo raggiunto il nostro intake calorico che ci siamo prestabiliti e chiaramente abbiamo distribuito nella maniera corretta queste calorie nei vari macronutrienti. Detto questo, boys and girls, io vi lascio a riflettere su tutto ciò di cui abbiamo parlato oggi. Ovviamente sperimentate, fatemi sapere come vi trovate e fatemi sapere anche qui sotto nei commenti come gestite voi le vostre tempistiche, come gestite voi la quantità di cibo nei vostri pasti. Per qualsiasi domanda rimango a vostra disposizione e noi ci vediamo next time.